Ciao ragazzi, ecco il secondo video tag, creazione creativi, quindi questo è quello inerente al mese di maggio, anche se lo faccio in ritardo, mi scuso. Allora, iniziamo subito. La prima domanda è i progetti del mese. Io questo mese ho creato delle scatoline, molto originali, credo, se spero vi piacciono, ve le faccio vedere e poi vi spiego. Il mio progetto di questo mese è questa scatolina, che adesso vi mostrerò un pochino nel dettaglio. È praticamente una scatolina porta cordone ombelicale. Lo so che è una cosa un po' strana, ma non so come mi è venuta in mente e non è la prima che realizzo, quindi credo che l'idea sia piaciuta. Allora, praticamente adesso ve la mostro un po' così, anche se manca qui dentro, all'interno andrebbe il sacchettino dove va inserito il cordone ombelicale. Questa è per un maschietto, quindi è tutta blu. Poi qui c'è il nome Stefano, qui c'è la carrozzina tutta azzurra con il fiocchetto bianco, i piedini, un ciuccetto e un biberon, e poi c'è del silicone così per abbellirla. Ecco, come ho detto, all'interno va la bustina per inserire il cordone ombelicale, poi va chiusa e si conserva. Spero vi piaccia. La seconda domanda sono i tutorial del mese e vi mostro questo di questa ragazza molto brava. Il suo canale si chiama So Craft Test. È molto carino come idea. Il tutorial del mese è di questa ragazza che ha un canale YouTube. Si chiama So Craft Test, credo si pronunci, un po' complicato. E il video è questo qui. Praticamente spiega come realizzare questi bracciali con il simbolo dell'infinito, però sono realizzati con gli elastichetti, quelli lì piccolini per le treccine per i capelli, vedete? Vi mando un pochino più avanti il tutorial. Magari riuscite a capire un po' meglio. Ecco, vedete, con questi qui, questi elastici. Mi è piaciuta molto. Mi è piaciuta molto l'idea di questa ragazza, perché praticamente con gli elastichetti per i capelli, per le treccine, è riuscita a fare un braccialetto che adesso ormai è molto di moda, con i colori fluo e con il simbolo dell'infinito. Una cosa semplice ma molto carina e creativa. Vi consiglio di andarlo a vedere. E io vi parlo di una ragazza che ho scoperto da poco che è davvero brava. Mi piacciono tutte le creazioni che vedete in questo video. Il video creazione del mese invece è di quest'altra ragazza che si chiama, vediamo se riesco un po' a pronunciarlo, Delise Fimo de Lol. Non so, credo sia francese, ma non lo so perché io con queste lingue proprio non vado a braccetto. E il video creazioni è questo qui. Non ha qualcosa in particolare, ma mi piaceva perché le creazioni sono davvero stupende. Guardate, guardate Alice. Poi sono fatte molto belle le foto, mi piace l'ambientazione, come vengono fatte. Guardate che bella questa collana, sono molto originali e mi ha colpito, insomma. La quarta domanda sono i bijou acquistati. Vi faccio vedere un orologio molto originale che ho preso dal sito Made in the Box. Davvero carino. Praticamente è un orologio digitale, è bianco, è di plastica, di gomma, vedete? È fatto in questo modo, con dei cuori, con la scritta Love, e per vedere l'ora voi dovete spingere questo tastino, si illumina tutto e in base a quali luci si accendono e a quale numero si accende si capisce che ora è. Adesso non riesco con la fotocamera a farvi capire bene il meccanismo perché con le luci si illumina un po' troppo, ecco, forse così. Praticamente questi numeri qui sono le ore, quest'altri qui i minuti e
e questi qui 10, 20, 30, 40, 50 sono i minuti, tipo, non so, le 5 si illumina il 5, qua si illumina il 30 e il 4 sono le 5:34. Non so se mi sono spiegata, è un po' complicato, comunque una volta che ce l'avete poi piano piano riuscite a capirlo. È molto carino, originale e praticamente l'ho pagato sui 10 euro. La quinta domanda sono le creazioni trovate in rete. Io ultimamente mi sono un po' fissata con le palette, che sono quelle scatole in cartone, in legno che trovate nei supermercati. E vi mostro questo, che è un divano molto originale, molto molto.